Specchia, delegato FAI per la terra di lavoro, due giorni intensi a capo con l'apertura dei monumenti in occasione di un evento unico nel suo genere. Sì, allora grande successo per le giornate FAI d'autunno che abbiamo avuto quest'anno a Capua. Abbiamo aperto dei siti importanti, tra cui quello del Castello Carlo V nel Pirotecnico Militare dell'Esercito, che abbiamo proposto anche come chicca a livello nazionale. C'è stata una grande affluenza di visitatori, tra ieri ed oggi possiamo dire che abbiamo totalizzato circa 1600 persone. Una grande affluenza perché purtroppo il sito, essendo interno ad un stabilimento pirotecnico militare, non è visibile in maniera ordinaria e quindi c'è un grande interesse. Abbiamo avuto ieri anche la visita del capo della comunicazione dell'Agenzia Industria e Difesa, il quale ha promesso che Capua possa avere una maggiore relazione con il Castello Carlo V. Castello Carlo V che la delegazione FAI di Caserta vuole candidare come luogo del cuore per il biennio 2024-2026. Ma non solo il Castello Carlo V, la delegazione ha aperto anche la Chiesa dell'Annunziata con gli annessi chiostro e belvedere, la sala d'armi e il percorso delle fortificazioni con tutti quanti i fossati ed i percorsi interrati. Siamo completamente soddisfatti della partecipazione, come detto, dei visitatori e anche delle collaborazioni che abbiamo avuto da parte dei vari istituti scolastici di ogni ordine e grado della città, i quali hanno con i loro studenti ci hanno dato la possibilità, ecco, di accogliere e di fare le visite guidate con i ciceroni per i vari siti. In più ci sono state tutte le animazioni musicali e nei vari siti. Ancora una volta il FAI si propone come promotore della valorizzazione dei beni culturali in provincia di Caserta e speriamo di continuare con questa frequenza anche con piccole iniziative locali. C'è stata una coda ovviamente delle giornate FAI d'autunno, noi abbiamo aperto anche a Caserta l'ex reale Baccheria Borbonica, attuale sede della scuola di polizia, dove abbiamo avuto anche tra ieri e oggi un numero considerevole, considerando che c'è stata soltanto un'apertura al mattino, di circa 1500 persone. Io davvero sono entusiasta per la buona riuscita delle giornate FAI d'autunno e rimandiamo per tutti quanti i visitatori e gli appassionati del FAI alla giornata FAI di primavera 2024.